ed ecco il piazzale d'ingresso del Louvre con la sua famosa piramide sotto la quale ci siamo portati per poter entrare nelle varie sale che sono presenti nel complesso che abbraccia tutta la piazza. Siamo a Louvre e questa è la sala che si trova sotto la piramide, dove ci sono gli ingressi per cominciare a salire le scale per poter visitare le varie stanze in cui ci sono tutte le opere più belle che esistono al mondo. Abbiamo anche un gruppo di studenti che viene in visita a lui e laggiù abbiamo l'emblema della Mona Lisa. Qui i visitatori hanno un momento di relax. Volendo visitare il Louvre ci vorrebbero dei giorni per vedere tutto quello che c'è. C'è una ricchezza di arte suddivisa su disseminati su 6 livelli, tutti pieni di opere d'arte e di altre cose artistiche come queste ceramiche che sono maiolica francese del secolo XVI e XVII. Oggetti di tutti i tipi e di tutte le epoche che vengono, che attraggono i visitatori a frotte. Adesso ci dirigiamo a vedere la Mona Lisa. Qui siamo nell'arte italiana.
lui è un dipinto di Don Antonio, questo è un dipinto di Sant'Antonio di Padova. Bellissimo. Bella Madonna. Siamo nel pieno dell'arte pittorica italiana, affollatissima. Possibile scegliere cosa guardare. La bellezza di queste pitture ci abbaglia. E questo un lago di primo livello, affollatissimo, probabilmente il più affollato, anche per la presenza di Mona Lisa. Qua la Mona Lisa. Mamma. E ci siamo, qui c'è una fila per vedere la Mona Lisa che possiamo intravedere a distanza. Tra angeli. So good. Can you see a bunch of night? E santi. Qui c'è una fila notevolissima per poter ammirare la Mona Lisa, che si trova al fondo. Malgrado la fila sia davvero lunga, nel farla godiamo queste pitture che sono magnifiche. Sicuramente mi ripeto, ma l'attesa di questa lunga fila non è noiosa, perché si ha l'occasione di gustare la pittura italiana, la bella pittura italiana che è qui a Roma, magari forse in Italia. Ed ecco la Mona Lisa in tutta la sua bellezza. Il sorriso enigmatico più conosciuto al mondo, fotografato da migliaia di persone, tutti qui in fila per fotografare, tutti qui in fila per fotografare la Mona Lisa facendo un pezzo. E dopo aver visto
visto Mona Lisa da vicino, è il momento di andarcene, perché il viaggio all'interno di questo museo è lunghissimo e dura davvero tanto. Volendo vedere tutto bisognerebbe accamparsi qui, rimanersi per giorni. Però non è ancora finita. Cosa facendo? Troviamo ancora opere d'arte. Oggi ci nutriamo di arte. Momento di andare fuori. E non si può uscire da Louvre senza ammirare questa piramide inversa che si trova nella zona della uscita. Ma non solo. È impossibile terminare la visita senza fermarsi ad ammirare la piramide che dà luce alla parte sottostante dove sono stati fatti i biglietti e dove giungono tutti i visitatori per poter accedere alle sale museali che sono all'interno di questo enorme edificio. Una piramide che si trova anche abbellita da una sorta di laghetto che viene utilizzato in questo caldo periodo per rinfrescarsi un po', almeno per quanto riguarda l'aria, perché tranne qualcuno che prova a mettere i piedi nell'acqua non si può fare null'altro. E laggiù abbiamo una seconda piramide, più piccola, utilizzata per dare luce a questo angolino sottostante alla base della struttura, che è meno illuminato rispetto a quello dell'accesso principale. Non siamo a Londra ma a Parigi, ma come Londra, perché qui abbiamo una ruota panoramica gigante che si trova praticamente attaccata al Louvre. E questi sono i giardini della Tuileries, dove tantissima gente prende il sole approfittando della bella giornata, bambini che giocano, e la Torre Eiffel che vediamo laggiù.